quando sono andati via è venuto da me un commesso e mi ha detto: c'è di là una velina. Era la nostra Presidente in grande... Io mi rivolgo a lei, Presidente Berlusconi. Il consenso che lei ha saputo conquistarsi è un patrimonio politico straordinario. Allora, lo metta a frutto, lo usi per fare le riforme, ma lo faccia adesso, perché questo è il momento delle riforme. Lo faccia adesso, Presidente Berlusconi. Quando ti ho proposto di venire ad assumere la responsabilità del Ministero dello Sviluppo, cioè del Ministero delle Imprese e dell'Industria, tu mi hai dato una risposta il cui centro era: ma come la prendono in Confindustria? E allora io qui, dato che c'è Confindustria presente, vorrei rivolgere a tutti voi questa domanda. Con un voto che poi Emma naturalmente sarà libera di interpretare, perché la libertà personale da noi è indiscutibile, ma io direi: come vedreste la nostra Presidente di Confindustria di fianco al Presidente del Consiglio per dargli una mano come Ministro dell'Industria e dello Sviluppo? Chi dice di sì, alzi la mano. Nessuno alza la mano? Volete che rimanga in Confindustria? E allora non ve la dovete più prendere col Governo. Non ve la potete più prendere con quei poveracci che stanno al governo di questo paese. Il governo deve andare avanti, deve governare, deve fare quello per cui è stato chiamato dai cittadini che l'hanno votato. Bisogna farlo subito. Noi però diciamo: tutto il mondo dell'impresa e i cittadini stanno esaurendo la propria pazienza. Bisogna farlo adesso, senza più tentennamenti, con chiarezza, con determinazione, perché questo è il momento di farlo. Noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi. Quando si dice che questo non è stato, che noi siamo andati meglio di altri paesi, non è vero, noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi.